Torneranno ad incontrarsi una volta al mese per fare il punto su attività di controllo e risultati. I ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute lo hanno deciso in un vertice al MIPAF, al quale hanno partecipato anche funzionari della regione Campania e tecnici del corpo forestale. Sulla terra dei fuochi si concentra l'attenzione del governo, che ha avviato monitoraggi su tutti i fronti. Continua il monitoraggio, continuiamo a lavorare con massima priorità anche agli aspetti ambientali. Quindi terreno e anche prodotti alimentari? Su tutti i fronti. Il ministro della Salute Lorenzin ha anche chiesto che venga realizzato un sito internet in cui pubblicare tutti i riscontri tecnico-scientifici mentre proseguono gli screening sanitari. Ho proposto che venga realizzato proprio dal tavolo, dal coordinamento, un sito internet in cui pubblicare mano a mano tutti i riscontri che noi abbiamo anche dal punto di vista tecnico-scientifico, in modo che i cittadini possano avere anche loro accesso ai dati che abbiamo noi. È un lavoro molto importante, sarà sicuramente lungo, perché ovviamente stiamo parlando di una terra che è stata abbandonata per decenni, ma la volontà è tutta. E sullo screening? Lo screening sta andando avanti, la regione Campania ha già avviato i primi due target, oltre ad aver avviato una sua propria anche azione di prevenzione, quindi da quel punto di vista sulla sanità il percorso è paradossalmente più semplice, perché abbiamo le risorse e stiamo screenando la popolazione.